Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Siamo nuovamente su They Are Here Alien Abduction Horror per continuare a dare un'occhiata a questo prodotto. Hanno rilasciato da poco il prologo barra playtest, doveva uscire quest'anno nel 2023 ma è stato rinviato al 2000 per il 2024. Direi ragazzi di spararci il prologo, naturalmente stanno mantenendo la lingua italiana, la traduzione italiana. Il prologo racconta la storia del primo contatto con l'UFO avvenuto 30 anni prima degli eventi nella versione della demo. Ok, il protagonista, soldato Michael Anderson, in servizio nella base militare in vicinanza alla tenuta Greasewood, per una serie di coincidenze lui diventa testimone degli eventi terrificanti e inspiegabili. Avvio, caricamento in corso, d'accordo. Non posso aumentare la grandezza dei sottotitoli, ragazzi. Comunque, è un prologo, un playtest. Ok, siamo da soli. Saremo testimoni del primo contatto tra l'umanità e una razza aliena che è venuta sicuramente a farci il rosone, il cosiddetto rosone, il bucio. Comunque ragazzi, ripeto, abbiamo giocato ultimamente a un titolo che parla e tratta di alieni, di UFO, ma scordatevi assolutamente, questo è tutt'altro gioco e di tutt'altro livello, sia graficamente che a livello di storia. Allora, abbiamo una specie di... cos'è? Un radar, tipo quello che si utilizza con Alien. Dobbiamo seguirlo. This is base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Di qua. Omega team will arrive in one minute. We'll conduct surveillance from there. Drive with care. Report when you arrive. Ok, dobbiamo fare rapporto ogni due minuti. I read you 5x5, sir. Out. Ricevuto. Boss. È arrivato il supporto aereo. Sono arrivati i Black Hawk, ragazzi. Grande zio, facci luce. Ok, ci anticipano. Allora, diamo un'occhiata un po' all'ambientazione. Niente male, raga. Naturalmente tutto questo precede gli avvenimenti che abbiamo visto con la demo, e il gioco praticamente sarà più incentrato appunto su quello che abbiamo giocato nella demo. Questo è un piccolo prologo. Siamo sfatti, e beh, giustamente. Ok. La stamina la riprende abbastanza rapidamente. Ottimo, meno male. Non come quello schifo. No, Mager, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counterindicators average. Radiazioni. Roger that, we're on flight here. Beh, lascio in alto, zio, qua no. Occhio ragazzi. Quindi una luce blu, sbalzi di tensione. Non la vedo. Ok. Non sappiamo a quant'è perché è andata via la comunicazione. Noi intanto stiamo registrando. Ecco qua.
contatore Geiger sta dando i numeri. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels are rising. Over. Sì, ma non ci fanno proseguire così? No, devo andare avanti di qua, raga. Di qua. Beh, potevano caricarci con l'elicottero, però stiamo beccando tante di quelle radiazioni che... Adesso noi ci dobbiamo avvicinare, guarda, siamo gli stronzi. Tanto le radiazioni ce le becchiamo noi, no? Maledetti, infami. Ok, su di qua, ragazzi. Precipita sicuro, raga. Che cazzo succede? Sai dove andare, tipo lassù. Movimento. Si muove qualcosa, non vedo niente. Merda, è stato colpito. Addosso a noi. Fuck, cazzo. Fuck. What is going on? Siamo fatti. Al buio più completo. Ok. Devo trovare la strada, raga. Per un attimo. Can anyone hear me? Over. Can anyone answer? Damn it. Ok, allora, di qua. Allora, molto realistica anche la luce della torcia, ragazzi, non illumina a troppa distanza. Quindi dobbiamo anche illuminare la strada, il tragitto, se non ci perdiamo nella boschiaglia. Anche se comunque un militare dovrebbe essere equipaggiato con una torcia, con i cosiddetti. Di qua. No. Ok, vabbè, è abbastanza illuminato questo ambiente qui. Che succede? Perché? Sto iniziando a vederci in maniera strana, ragazzi. Vabbè, ci stanno beccando tanti di quel... Merda. Cos'è, zio? Tieni premuto per zoomare. Ok. Incredibile. Che succede? No! Ho visto qualcosa muoversi, raga. Maledetti alieni bastardi. Siete venuti per conquistarci, ma... No, sono circondato, sono fatto, è finita, addio Michael. Sono ovunque. I grigi, raga. Ecco qua. Questi sono alieni, ragazzi, questi qua. Che non sono venuti sulla Terra per sondare nessuno, ma magari per conquistarla e sfruttarla per quanto riguarda le risorse. Naturalmente sto facendo riferimento a un altro titolo, che è Grey Hill Incident, che non c'entra assolutamente niente con un titolo del genere. Nella versione completa del gioco saprete come gli eventi del prologo sono connessi alla tenuta Greasewood e la storia di Taylor Fox. Ok, aggiungete il gioco nella lista dei desideri per non perdere il release con il prezzo scontato. È già aggiunta, quindi va bene. Ok, raga, durato pochissimo, ma è giusto un piccolo prologo. Ci hanno dato un assaggino per farci capire cosa ci attenderà
in un futuro, purtroppo, in questo caso un peletto lontano, anche perché si parla molto probabilmente, io spero del primo trimestre, ma sicuramente sarà verso il secondo trimestre del 2024. Però da quello che abbiamo visto ci è andato un piccolo assaggino, un assaggio, e secondo me stanno sviluppando un titolo che dovrebbe essere veramente piacevole da giocare. Stanno andando nella direzione giusta, speriamo non si perdano durante il tragitto, ma sono fiducioso, visto che comunque vedo che ci tengono al progetto, hanno rilasciato anche un prologo, una demo, un prologo, e sicuramente secondo me ci saranno altre informazioni, altre info riguardante appunto lo sviluppo del titolo. Va bene ragazzi, direi che per il momento è tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando non perdetevi questo titolo perché secondo me ne vale la pena, They Are Here, Alien Abduction Horror, e come al solito se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete, ci becchiamo al prossimo video, ciao!